Ciao a tutti, questo sarà il video penso più breve della storia. Però sto aspettando tutta una serie di pacchi. Vabbè, due cose che a voi non vi interessano, però magari quando mi arrivano ve le faccio vedere. E mi deve arrivare una collaborazione. Mi deve, vabbè, un altro pacchetto che però mi arriverà penso per metà aprile. Questo qui presumo, perché non ne ho più la minima idea, sono tutti sparsi, non so dove sti pacchi. E, dovrebbero essere i, non Pinata Color, i colori per l'effetto Petrish, che li ho ordinati ormai un mese e mezzo fa minimo. Sì. E non mi arrivavano, dopo avevo contattato, era tramite Amazon questi. Sì, devono essere quelli. E dopo mi ha detto di aspettare, io ho aspettato, adesso per carità, tanto sappiamo che ci sono tutti questi ritardi un po' in tutto. E sì, ok, sono loro, quindi mi sono arrivati. Questo pensavo che avessero un marchio, però va bene, niente marchio. Della no, Pigment. Allora, chiacchieriamo un po' per far durare più questo video. E allora, io come pigmenti sapete che avevo preso proprio inizialmente quelli della Pinata. Poi mi sono trovato un sacco bene con quelli dell'Alumini, che quindi ve li straconsiglio, però mi piaceva avere più colori, più sfumature, e avevo trovato questo qui. Se mi chiedete il prezzo non me lo ricordo, però nell'info box vi metto il link di Amazon e così vedete anche il prezzo, che è passato un mese e mezzo, non mi ricordo, io non mi ricordo neanche cosa ho fatto 5 minuti fa, quindi abbiate pazienza. E sono 24 colori appunto, e vediamo un po' come sono. Vediamo se sono 24, perché anche l'altra volta per dire i pigmenti metallici non erano. Comunque sono 3, 6, 6, 12, 18, 24. Ok, sono tutti. E sono in queste confezioni da 10 ml. Allora, le vediamo. Questo qui, come si può vedere, è un blu chiaro. Poi, questo qui, un viola. Questo qui un blu. Chissà che colore è questo, mamma mia. Per carità, a me piace il verde, però è molto proprio lemon green, quindi verde limone, caffè. Questo qui ce l'ho anche dell'Alumini, color caffè, e non è male. Abbinato poi col cream, sempre dell'Alumini, è molto carino. Il nero. Il nero sì, ce l'ho anche dell'Alumini. Il verde mela, ecco, già questo è più un verde che sicuramente piace a me, infatti non vedo l'ora di provarli, perché devo cercare anche di utilizzare dei colori diversi dai soliti. Io purtroppo mi fisso sempre su blu, viola, viola, blu. Il teal, che mi piace anche quello tantissimo, giro sempre questi tre colori e gira Mista in Broia, le creazioni vengono sempre più o meno uguali. Devo imparare ad usare anche gli altri colori. Io, per dire, le confezioni del rosso penso di averle usati boh, 3 volte, il giallo, proprio, il rosa e la boccetta è piena, però voglio dire, bisogna che uso anche le altre. Poi questo qui è il bianco. Non so se questi qui, perché ho visto un altro bianco. Adesso devo informarmi una cosa, perché adesso ci sono anche dei colori, sempre degli alcol ink, che non hanno necessità del bianco. Quindi mi devo informare se questo serve comunque sempre come i pinata. Poi, yellow, giallo, orange. Rosso arancio, questo è, quindi sarà un po' più particolare. Poi questo è rosso puro, si vede proprio, sembra una boccettina di sangue. Poi questo qui è un
È un rosa. Benissimo. Poi pesca, questo sono curiosa di provarlo. Ecco, ad esempio, per quanto non mi piacciono i colori caldi, il color pesca invece mi piace. Cioè, per dire, come abbigliamento non lo metterei mai. Però se dovessi mettere degli orecchini, scusate, color pesca, allora sì, mi possono piacere. Poi violetto, che vorrei un attimo vedere la differenza con l'altro, col viola. Sì, allora il purple tende più al rosso, invece questo qui è più viola-blu, diciamo. Quindi può essere bello. Questo qui che è lemon yellow. E l'altro, ah, prima era verde limone e questo giallo limone, giustamente. Un altro bianco, questi servono da bestia. E questo non saprei, è un blu sapphire, non so che blu sia, poi li andremo a provare. Poi verde, verde non c'era, no, può darsi mi sbaglio. No, apple green era, scusate. Poi orangioiello, questo c'era però. Ah no, sono stordita io. C'è orange red e orange yellow, giusto? Sì. Poi un marrone, questo c'è. Questo c'è, questo ci deve essere. Ah no, c'era il caffè, diverso marrone caffè. Cioè, vi rendete conto che non mi ricordo più niente, non troppo neanche come mi chiamo. Questo Purplish Red, secondo me questo qui è molto figo. Dovrebbe essere un rosso ciliegia, tipo. Mi dà quest'idea. Ecco, ad esempio il rosso ciliegia mi piace. E dulcis in fondo un arancio. Non dico più che c'è perché no. Era arancio rosso e arancio giallo. Giustamente. Ok. Questi sono i nuovi pigmenti. Se qualcuno per caso li avesse provati, magari mi faccia sapere. Vi ripeto, nell'info box vi lascio il link di Amazon, così li potete vedere. Poi mi informo, ma sicuramente questi dovranno essere utilizzati con il bianco come attivatore. Però provo a rileggere magari se c'è scritto qualcosa, perché adesso mi viene sempre un po' questo dubbio e sono super super curiosa di utilizzarli. E quindi fatemi sapere se vi va dei video dove li sperimentiamo insieme e mi piacerebbe anche fare un video dove voi mi dite che colori usare, perché se no, come vi dicevo poco fa, io giro sempre sugli stessi colori. Magari qui sotto nell'info box, sì, nell'info box, tra i commenti, ditemi un mix di colori da usare insieme, che magari spaziano dal blu, viola, viola, blu. Ok? Che altro? Vi lascio anche nell'info box, se non l'avete visto, io comunque l'ho messo nella community, ho messo un post, il video dello swap che ho mandato io a Alicia. Avete visto i giorni scorsi lo swap che ho ricevuto da lei, se ve lo siete perso ve lo metto qui da qualche parte, e anche lo swap che io ho mandato a lei, quindi ci sono delle cose che ho fatto che chiaramente non vi ho potuto far vedere e mi farebbe piacere che insomma andate a vedere anche il suo video, le cose che ho fatto, e dovete assolutamente iscrivervi al suo canale. Anche lei, come vi ho già detto, è una creativa che spazia dalla resina, fa delle lavorazioni bellissime. Poi se avete visto lo swap che ho ricevuto con il Fimo, bravissima, proprio cose che io non so fare, fa anche su commissione, quindi se vi interessa qualcosa contattatela. Vi lascio tutto nell'info box. Ad esempio quest'anello me l'ha fatto lei in resina e me lo sto sempre portando.
proprio ci sto, mi piace tantissimo. E niente, concludo qui questo video un po' così. Ripeto, sto aspettando altre cose, facendo un riepilogo. Mi devono arrivare un paio di occhiali da Vova. E una maglia che però alla fine ho sbagliato a prenderla perché è aperta dietro, a me non mi piace far vedere la schiena, però vabbè, vedrò come posso fare. Poi mi deve arrivare una collaborazione e poi mi deve arrivare un pacchetto da mi deve arrivare da Vova anche dei pigmenti. E poi un pacchetto da Amazon, però è quello che ritarda di uno stampo. Vabbè, appena mi arriva le cose ve le faccio vedere. So che è stato tutto sdoganato e dovrebbero proprio essere in Italia, quindi ci vorrà solo qualche giorno, però un po' ne sono passati. Io speravo che mi arrivasse tutto oggi, così questo weekend facevo da matti, invece no. Magari potrebbero anche consegnare domani. E niente, questo è tutto. E ci vediamo presto. Scusate per le chiacchiere e lasciate i commenti per tutte quelle cosine che vi ho chiesto. Un bacio. Ciao ciao.